darvi conto di quello che è accaduto sull'autostrada 14 con momenti di grande apprensione sul viadotto Cerrano nei pressi di Silvi. Un uomo, dopo essere sceso dalla sua auto, ha minacciato di gettarsi nel vuoto del viadotto Cerrano dopo aver superato le reti di recinzione. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia per convincerlo a rinunciare alle sue intenzioni suicide. In via precauzionale il transito delle auto sulla carreggiata sud è stato totalmente bloccato con fortissimi disagi per gli automobilisti. Uscita obbligatoria dunque al casello di Atri e Pineto. I mezzi in percorrenza lungo la carreggiata sud dell'autostrada sono fermi in fila. La coda ha raggiunto i 3 km da quasi 2 ore, mentre i soccorsi sono all'opera a fianco dell'uomo. Da poco sono arrivati i soccorsi sanitari con l'ambulanza inviata dal presidio di Giulianova, che ha avuto difficoltà anche a raggiungere il viadotto per la fila. Il personale di Autostrada per l'Italia, gli agenti della polizia autostradale, che ha deviato il traffico con uscita obbligatoria, come detto, al casello di Atri Pineto. Ci è giunta poco fa una notizia che l'uomo è stato convinto a desistere dal suo insana idea di togliersi la vita. Stiamo ovviamente, ed è stato portato via, stiamo ovviamente attendendo conferme sul punto.